Buonasera, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori di Liberi.tv, spazio Società Libera. Siamo in compagnia, come di consueto, con Vincenzo Lita, che è il direttore di Società Libera. Buonasera, Vincenzo. Ciao Marco, buonasera a tutti voi. Buonasera, Vincenzo. Allora, noi andiamo subito al cuore della trasmissione, anche perché i nostri 30 minuti scivolano via sempre molto in fretta. E, abbiamo cominciato la scorsa volta a parlare del 13° rapporto l'undicesimo rapporto sullo stato della liberalizzazione in Italia. E, la volta scorsa abbiamo dedicato quasi interamente la puntata a questo argomento, ad un argomento specifico. La novità che era inserita nel rapporto, cioè una valutazione sulla TAV, sui treni ad alta velocità. È una valutazione di Società Libera, uno studio di Società Libera, è una valutazione, la valutazione che ne è uscita è una valutazione fondamentalmente negativa, però questo undicesimo rapporto ha tanti altri contenuti, come di consueto. Sono 11 anni che lo pubblicate, quindi ti pongo due domande. La prima: quali sono gli altri contenuti di questo undicesimo rapporto? E la seconda: se vuoi fare una breve cronistoria di questi 11 anni di questa interessantissima esperienza. Sì, io ricordo che l'altra volta abbiamo chiacchierato molto sulla TAV, quindi questa volta non la toccheremo. E il rapporto, in effetti, come dire, l'undicesimo rapporto sulle liberalizzazioni ha un sottotitolo che è Liberalizzazioni, crisi di un modello in un paese in crisi. Perché abbiamo scelto anche questo sottotitolo? La crisi del paese è evidente che siamo però anche in crisi, verso la crisi di un modello, e in quanto l'abbiamo anche accennato appena di sfuggita l'altra volta, di privatizzazioni vere e proprie nel 2012 non ne abbiamo viste. Io facevo il caso di una che è stata tentata, che era l'ente nazionale ufficiale in congedo, che poi non è riuscita perché le camere si sono sciolte e via dicendo. Quindi manco quella hanno fatto. Quindi da questo punto di vista possiamo sicuramente affermare che il 2012 è stato l'anno delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni chiacchierate più che fatte, perché non se ne sono viste. E così come non si è visto, come dire, nessuna novità sul piano della semplificazione della burocrazia, dell'apparato dello Stato nel paese. Alcuni esempi, alcuni dati che vengono riportati nel rapporto di quest'anno, molto velocemente. Per esempio, il dato sulla vischiosità procedurale, no? Che intendiamo per vischiosità procedurale? Cioè quanti giorni le imprese occorrono alle imprese per completare le procedure di legge che ci vogliono, no? Quindi, da tutti i punti di vista, quindi significa verso l'INPS, verso l'antinfortunistica, verso lo Stato stesso, verso l'Agenzia delle Entrate e cose di questo genere, via dicendo. E qui il dato è continua ad essere allarmante per questo paese, no? Voglio parlare di semplificazione. Alcuni paragoni internazionali, per esempio la Germania: in Germania ci vogliono 563 giorni, e in Norvegia ce ne vogliono 479. In Grecia ce ne vogliono 999, se ricordo bene, e in Italia ce ne vogliono 1629. Quindi voi capite che siamo a più di tre volte o tre volte circa il tempo occorrente in Germania. Così come per esempio i costi procedurali, l'Italia tra i paesi dell'OCSE, e noi sappiamo che i paesi aderenti all'OCSE sono 34, si colloca in questa speciale classifica al 30° posto, quindi al quart'ultimo posto tra i 34 dell'OCSE. La percezione della corruzione, evidentemente, perché più hai procedure, più hai inghippi burocratici, più hai difficoltà da superare, evidentemente, e più è facile che si estende la corruzione nel paese. E ancora qui sulla graduatoria dell'OCSE, sui 34 paesi, l'Italia, per la percezione della corruzione,
cioè quella che tutti noi percepiamo come cittadini presi dalle nostre attività, ci collochiamo al 31esimo posto, cioè siamo terzultimi. E allora, se le liberalizzazioni non se ne sono state fatte, privatizzazioni neppure, semplificazioni neppure, voi capite che nel 2012, da questo punto di vista del processo di liberalizzazione della società italiana, è stato un anno perso in qualche modo. Tant'è vero che, per darne un altro di dato, questa volta non dell'OCSE ma della Banca Mondiale, riportato nel rapporto, il paese si colloca al 131esimo posto, pensate, 131, quindi siamo ben al di là della metà, per i costi di pagamento delle imposte, cioè degli oneri che noi dobbiamo sopportare non solo per pagarle le imposte, quindi non stiamo parlando di pressione fiscale, stiamo parlando di quanto mi ci vuole, come dire, in termini di oneri per poterle pagare. Perché evidentemente, allora, questo è un aspetto che il rapporto mette bene in luce, se noi non arriviamo, come dire, ad una sorta di inversione delle procedure. Faccio un esempio a noi vicino, in Francia, nel momento in cui devi pagare le tasse annualmente, è l'ufficio delle imposte che ti dice, sulla base dei documenti forniti precedentemente, quant'è il costo, cioè ti fanno loro il conteggio, in modo che tu non devi perdere del tempo, tu non devi andare dal commercialista, non hai bisogno di una serie di esperti che ti circondano per capire quanto devi pagare, è l'ufficio delle imposte che ti dice quanto devi pagare, via dicendo. Allora, se noi come minimo non arri- dimmi. Scusami Vincenzo, ti porto una testimonianza personale, ma una testimonianza proprio reale di oggi e che mi ha coinvolto direttamente. Sono andato dal mio commercialista per fare la dichiarazione 730, in più la dichiarazione dell'IMU. Risultato, riceverò un rimborso di 166 euro perché ho portato in detrazione ciò che avevo diritto, però non ho dovuto pagare 166 di commercialista. È quello che dicevamo a proposito dell'inversione delle procedure. E è stato calcolato, il nostro rapporto lo evidenzia, che per esempio il costo della burocrazia per piccole e medie imprese mediamente equivale ad una mensilità per dipendente. Voi capite che al di là della pressione fiscale, il paese è soggetto anche a questo tipo di pressione. È assolutamente sconcertante, Vincenzo. Io non so se tu hai avuto l'occasione di ascoltare qualche telegiornale, ma forse, come spesso capita quando c'è una trasmissione, tu resti incastrato in ufficio e forse non hai avuto la possibilità. Ma su tutti i TG di stasera imperversavano dei dati, gli studi di settore che sono usciti dal Ministero dell'Economia, e anche quest'anno il famoso gioielliere sotto casa guadagna meno del suo impiegato. Ma poi non c'è da sorprendersi se accade questo in un paese dove accade quello che ci stai descrivendo tu, dove la burocrazia ti soffoca, dove le tasse ti soffocano. Allora poi dopo ci ritroviamo con queste notizie e magari ci poniamo pure la domanda come mai. E dove le complicazioni poi di tutti i tipi, oltre quelle burocratiche, ci soffocano, perché per esempio io vorrei anche dire che il rapporto mette in luce un altro aspetto che è conseguente e susseguente al ragionamento che ci siamo fatti fino adesso. Questo è un paese in cui abbiamo 349 avvocati per ogni 100.000 abitanti, un'enormità, se si pensa che abbiamo, naturalmente in percentuale, 10 volte gli avvocati della Finlandia, abbiamo il quadruplo degli avvocati della Francia, abbiamo il triplo degli avvocati dei Paesi Bassi e della Danimarca, è il doppio degli avvocati della Germania. Quindi vuol dire che viviamo in un paese in cui c'è un contenzioso così esteso, che nasce appunto dalla burocrazia, dai rapporti, oltre che tra cittadini, perché si dice che gli italiani siano particolarmente litigiosi, ma nasce dal contenzioso tra Stato e cittadino, perché per il discorso che facevamo prima,
Tu hai fatto il 730 che non ti ha chiesto l'ufficio delle imposte, ma l'ha fatto il tuo commercialista. Se tu o il tuo commercialista avete sbagliato in qualcosa, dopodiché lo sarete chiamati entro nei prossimi 5 anni dall'ufficio delle imposte a riparare allo sbaglio in qualche modo. Se non vuoi riparare, via dicendo, evidentemente ti si apre un contenzioso, commissione tributaria e quant'altro, e via dicendo, e qui l'accrescere, come dire, della paralisi della giustizia civile nel paese. Che dire più del rapporto di significativo? Per esempio, interessantissimo sempre da questo punto di vista, il rapporto evidenzia attraverso delle comparazioni anche qui internazionali sulle procedure di autorizzazione per i piccoli interventi edilizi, cioè voglio dire, devi cambiare il bagno di casa tua o devi rifare una stanza a casa tua e via dicendo. Bene, qui ancora la Banca Mondiale ci pone al 103° posto, perché l'italiano per piccoli interventi, per autorizzazioni, per ottenere autorizzazioni per piccoli interventi edilizi, ha bisogno di espletare 11 procedure. E le 11 procedure, mediamente, la Banca Mondiale ha calcolato che l'italiano riesce ad espletarle in 234 giorni. Voi capite che, voglio dire, anche da queste piccole cose, essere collocati al 103° posto, voglio dire, vuol dire che siamo ben al di là dei paesi dell'OCSE, dei paesi dell'Unione Europea e via dicendo. Ci possiamo confrontare con tutta una serie di paesi e che evidentemente, non appartenenti all'area del mondo occidentale, hanno qualche problemino in più di noi e via dicendo. E quindi è un 2012 perso anche da questo punto di vista. Hai voglia di che qui bisogna tagliare, semplificare, sburocratizzare e via dicendo. Non solo non abbiamo fatto privatizzazioni e liberalizzazioni, ma non abbiamo toccato minimamente tutto ciò che è burocrazia e soffocamento dello Stato nei confronti del cittadino. Interessante ancora un ultimo aspetto, nel momento in cui evidenziamo alcuni dati sulla scuola e via dicendo, qui vengono fuori anche alcune proposte fatte dalla professoressa Foscagni, nuova presidente di Società Libera, che presto conosceremo anche in video. E qui alcune proposte: l'autoreferenzialità di alcune strutture scolastiche, ci si anch'io si chiede la Foscagni nel suo rapporto, perché servono gli uffici scolastici provinciali, perché servono gli uffici scolastici regionali, e sono tutte strutture periferiche del Ministero della Pubblica Istruzione che anche qui aumentano burocrazia e soffocano l'autonomia scolastica e via dicendo. Proposta è eliminare, sopprimere, e far sì che si ponga un freno a quella che a me piace definire una sorta di eutanasia della burocrazia in questo paese, capito? Che si uccide il paese da solo, capito? E via dicendo. Ancora qui con una proposta, per esempio, a proposito, perché no, dell'elezione diretta dei dirigenti scolastici, no? Sarebbe una grande novità. Perché non implementare il discorso della valutazione nelle scuole, dove non esiste valutazione del corpo insegnante né da parte del dirigente scolastico né da parte degli studenti né da parte delle famiglie né da parte dell'insegnante stesso, che non si autovaluta, no? Come spesso succede in altre organizzazioni, per esempio di tipo industriale, no? E quindi queste sono proposte concrete e via dicendo. A me piace ricordare che, tanto per chiudere il discorso, se vuoi, su un po' sul rapporto, che in qualche modo quando noi parliamo di svecchiare, modernizzare il paese e via dicendo, spesso ce la prendiamo con i politici, poi adesso, come abbiamo già detto altre volte in questa trasmissione, va di moda i politici, gli stipendi dei politici, gli scontrini, tutta questa roba del nuovo della politica e via dicendo. Il vero grosso problema nel paese, evidentemente, è la burocrazia e a sua volta naturalmente la politica,
che non riesce a snidarla, come dire, non riesce a circoscriverla, non riesce a semplificarla, perché semplificarla, circoscrivere, via dicendo, da una parte significherebbe cambiare il paese, ma dall'altra significherebbe autoriformare la politica stessa, via dicendo. Non a caso, l'abbiamo ricordato in un convegno che abbiamo fatto insieme, il prefetto Mori, alla fine della sua lotta, come dire, più o meno densa di risultati, ma poi alla fine, come dire, fu sconfitto anche lui, per darmi un giudizio finale della lotta alla mafia, e in Sicilia ebbe a scrivere una bella espressione, che la burocrazia è la scienza dell'intercapedine, nel senso che attraverso la burocrazia fatta di tante intercapedini, noi sappiamo che nelle intercapedini, oltre che accumularsi la polvere, si accumulano anche tutto ciò che vogliamo nascondere agli occhi degli altri, no? È un'espressione felicissima del prefetto Moro. Infatti, Vincenzo, il rapporto è stato già presentato, ci vuoi dire che tappe sono state fatte, quali saranno le tappe future di presentazione del rapporto? Sì, volentieri Marco. Allora, il rapporto ha avuto, come dire, una pre-presentazione la scorsa settimana a Milano, perché alcuni nostri professori, tre degli estensori del rapporto, l'hanno presentato ad una platea di studenti del Politecnico di Milano, dove hanno discusso molto di TAV, evidentemente, tra ingegneri, architetti e quant'altro. In effetti noi lo presenteremo ufficialmente in tre occasioni. Il 20 di giugno lo presenteremo a Firenze alle ore 18:30 all'Hotel Bristol in via dei Pescioni 2. Lo presenteremo a Milano nel nuovo palazzo della regione, qui a Milano in via Melchiorre Gioia, il 25 di giugno alle ore 18:30, e il giorno successivo lo presenteremo alla biblioteca Spadolini al Senato alle ore 18, quindi il 26 giugno alle 18. Queste, diciamo, saranno le tre presentazioni ufficiali che avrà il rapporto quest'anno. E il rapporto, appunto, chi ci sente, qualora non potesse venire a presentarsi alla presentazione, come può fare se vuole procurarsi una copia di questo rapporto? Una copia del rapporto può fare scrivendoci, e eccolo qui il rapporto, se si vede, si vede. Sì, si vede bene. Scrivendoci o andando sul negozio del nostro sito, può ordinare una copia. Le spese di spedizione sono a nostro carico, glielo faremo recapitare, come dire, a domicilio. Ottimo. Il costo del rapporto è 22 euro e le, sì, spese di spedizione sono a nostro carico. Comprese, ho capito. E noi abbiamo, Vincenzo, stiamo, diciamo, un po' definendo un prossimo nostro appuntamento come Spazio Società Libera per il 14 di giugno. Il 14 di giugno, lo possiamo annunciare, molto probabilmente in video arriverà il nuovo presidente, anzi la presidente. Esatto, di Società Libera. Quindi è accaduto qualcosa nella vostra associazione, ci vuoi un po' raccontare? No, non è accaduto niente di strano, nel senso che noi abbiamo l'abitudine, come dire, di cambiare la classe dirigente, nel senso che il vecchio consiglio direttivo era in scadenza, e quindi si è formato un nuovo consiglio direttivo che al suo interno ha eletto la professoressa Stefania Foscagni, che è appunto fiorentina, che in passato è stato prorettore dell'Università di Firenze, lei insegnava storia antica all'Università di Firenze, quindi è una grecista in qualche modo, e
E niente, quindi è diventato presidente, niente di che, così come fra 2 anni cambieremo ancora presidente e nomineremo qualcun altro. No, certamente, non volevo assolutamente insinuare che fosse accaduto qualcosa di male, per carità. Anzi, queste qui sono, diciamo, notizie per l'associazionismo di ordinaria amministrazione. È giusto che ci sia anche nell'associazionismo, anzi, vabbè, in politica è qualche cosa che lo si chiede a gran voce da un sacco di tempo. Forse solo nell'associazionismo c'è, diciamo, l'abitudine comunque di cambiare i dirigenti e di fare un turnover. Guarda, io ti porrei, se tu sei d'accordo, un'ultima domanda. Abbiamo a disposizione comunque ben 10 minuti pieni. Dici, in questi 10 minuti, se tu sei d'accordo, io vorrei parlare delle altre iniziative di Società Libera, anche quelle che si proietteranno un po' più in là, perché insomma ci sono appuntamenti fissi, c'è la marcia internazionale e penso che sia interessante per i nostri web ascoltatori sentire un po' quello che bolle in pentola e quali sono gli impegni di Società Libera anche per i prossimi mesi. Io ne parlo naturalmente volentieri di Società Libera, ma mi aspettavo che tu mi facessi una piccola domanda sulla situazione politica e sulle ultime elezioni, perché voglio dire, volevo pavoneggiarmi un attimo, perché subito dopo le elezioni politiche del febbraio, tu ricorderai che io feci l'analisi politica dicendo che il successo dei grillini era un successo effimero, che da quel punto in poi potevano solamente calare perché non c'è, come dire, non c'è sostanza in quel movimento se non nella vivacità, nell'intelligenza di una persona che si chiama Beppe Grillo e via dicendo. Ma tolto Beppe Grillo, evidentemente stamattina sentivo una trasmissione in televisione in cui diceva qualcuno, perché poi li trovi sempre ben pensanti che vogliono fare analisi complicate, dice no, ma bisogna dare del tempo a questi nuovi parlamentari affinché si abituino, perché sa, sono nuovi. E invece io non penso che la politica è andare in Parlamento e mandare da parte nostra, cioè da parte dell'elettorato, qualcuno in Parlamento, sia fare, come dire, una sorta di servizio civile. Nel senso che noi siamo gli assistenti sociali che educhiamo la gente man mano a crescere. Nel frattempo quello capirà che cos'è la politica e che cosa sono alcuni temi della politica italiana e quali sono gli snodi in questo paese su cui bisogna intervenire immediatamente. Il paese va in malora, quindi non è che mandiamo qualcuno in Parlamento affinché quello impari, dopodiché fra 5 anni ci risolva il problema, no? E quindi, voglio dire, al di là della vivacità del leader in discorso e via dicendo, il resto mi sembra un deserto e i risultati si sono amministrative. Era giusto per pavoneggiare un attimo, Marco, ma non... Assolutamente, ma la domanda te la pongo molto volentieri. Diciamo, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, Letta come sta andando dal tuo punto di vista? E cosa pensi appunto dei provvedimenti che sono stati deliberati oggi? Per esempio, è stato prorogato fino alla fine dell'anno gli incentivi per la casa, però sono stati prorogati fino a dicembre. Quindi chi parte adesso, secondo appunto quello che avete scritto nel rapporto, probabilmente non ci avranno nemmeno permesso per poter fare la ristrutturazione, perché se avete bisogno di 200 rotti giorni, fra 200 rotti giorni siamo nel 2014. È una proroga a chi l'ha iniziata già. Appunto, cioè gli incentivi sono finiti nel frattempo. Quindi, Letta, ti faccio la domanda su Letta Junior, presidente del Consiglio. Pagherei per sapere come si parlano e che si dicono con lo zio. Comunque, vabbè, questo è un altro discorso. È il male minore, caro Marco, è il male minore, perché dopo lo splendido discorso alle Camere in occasione della sua rielezione al Presidente della Repubblica, che io personalmente non ho mai amato, però il discorso fu splendido, non c'era altra via d'uscita. Io trovo Letta, così, anche avendolo seguito un po' in passato come uomo di cultura, come vice segretario del partito del PD,
lo trovo accettabile come uomo politico e via dicendo. Lo vedo abbastanza solo all'interno del, sia del partito e sia del governo, perché poi devo dire anche qui che la compagine governativa mi sembra una compagine governativa di secondo ordine, e quindi in questo senso lo vedo un po' isolato. Se lui avrà la capacità entro breve, ma entro breve significa entro le prossime settimane, perché se io proprio oggi pensavo che prossimamente scriverò una newsletter per una news per Società Libera che intitolerò, poi la leggerai, e intitolerò Passaparola, nel senso che tu sembra tutti si passano la parola su un argomento solo, la disoccupazione giovanile. Letta ci spiega tutti i giorni che c'è la disoccupazione giovanile, perché tu non te ne eri accorto, vero? Il Presidente della Repubblica un giorno sì, un giorno no, fa delle dichiarazioni sulla disoccupazione giovanile. Io non lo sospettavo minimamente. Il Papa parla della disoccupazione giovanile, il Commissario Europeo parla, i Commissari Europei parlano della disoccupazione giovanile, il prossimo vertice di metà giugno a Bruxelles sarà sulla disoccupazione giovanile, e il Ministro del Lavoro, mi permetto di dire, che dice delle banalità infinite sulla disoccupazione giovanile. C'era ieri alcune dichiarazioni sul televideo della RAI, una pagina intera che io ho fotografato perché la userò nella prossima newsletter, dove c'era da accapponarsi la pelle per la banalità che diceva, poi alla fine aveva scoperto che c'era la disoccupazione giovanile. Cioè, se Letta non viene fuori dalla politica della constatazione che esiste l'occupazione giovanile, non prende dei provvedimenti, si avvia sulla stessa strada del governo Monti. Quindi la valutazione a Letta, come dire, per in questo momento da parte mia è sospeso un attimo. Vediamo i primi provvedimenti quali saranno a proposito di disoccupazione giovanile. Che cosa farà per svecchiare il nostro paese realmente? Chi mai ha messo mano a tutte le cose che ci siamo detti prima, no? A proposito del rapporto e via dicendo. Ci avrà voglia, ci avrà la possibilità, ci avrà la forza, e staremo a vedere. Se non farà assolutamente nulla, o tirerà a campare, lui dice che non sarà, si dimetterà per prima, perché non vuole essere il Presidente del Consiglio che tira a campare, si dimetterà, e se no, come dire, è un governo che durerà. Quindi giudizio sospeso su Letta. Speriamo sulla disoccupazione giovanile che non si risolverà con un mega call center. Con un mega call center o con dei provvedimenti alla Fornero, che non hanno fatto altro che la famosa riforma Fornero del lavoro e via dicendo, doveva crescere e dare più occupazione al paese e via dicendo, alla fine ha dato più disoccupazione perché ha complicato anche l'assunzione dei giovani. Cioè, io per chiudere questo ragionamento, visto che il tempo vola e non riusciamo a parlare di Società Libera, se noi non la smettiamo con i contratti di vario tipo, di varie specie, che ci fanno perdere la testa solamente a ricordarci, no? La quantità e la qualità, che qua alla fine significa tutto precariato, e non passiamo a dire e a far sì che un giovane deve essere assunto, fatto e superato il cosiddetto periodo di prova, come è sempre successo, dopodiché deve essere assunto a parità di tutti gli altri, e quindi alla fine può anche andare in banca a portare il suo stipendio e dire sono assunto da questa azienda, e può darsi che gli daranno, non dico un mutuo, ma un prestito di 500 euro e via dicendo, noi non ne verremo fuori. Quindi liberalizzazione all'ingresso, che va ripagata con la liberalizzazione in uscita. Questa per me è la ricetta, come dire, che da liberale mi sento di perseguire. Se noi manteniamo, continuiamo a mantenere i giovani attraverso questi, come dire, pseudo contratti di lavoro, nelle condizioni di precariato in cui sono, e a complicarli anche, vedi la riforma Fornero, noi non daremo spazio all'occupazione giovanile.
Dall'altra parte, se i sindacati continuano a mantenere dei paletti molto rigidi, che poi anche lì sono rigidi per modo di dire, perché quando l'azienda fallisce, fallisce. Se l'azienda porta i libri in tribunale, quello il posto lo perde lo stesso. Ci sono mille scappatoie poi alla fine per superare la rigidità in uscita. Ma se noi dicessimo che siamo tutti uguali in questo paese, chi lavora ha un contratto a tempo indeterminato, e quando non c'è più bisogno del signore, il signore naturalmente messi alcuni paletti, e qui significa reddito minimo garantito per i cittadini che si trovano in particolare difficoltà, per tutti. Ma questa è una vecchia ricetta liberale, ne parlava Ralph Dahrendorf 30 anni fa in un magnifico libro che si intitolava, ricordo, Per un nuovo liberalismo, quando diceva: signori, qui forse bisognerà fare i conti nel prossimo futuro con una disoccupazione endemica, che sarà endemica nel mondo industriale, neoindustriale, che si aggirerà intorno al 10%. Che ne faremo del 10% dei disoccupati? Bisogna prevedere un reddito per i disoccupati. Certo. Boh, la disoccupazione è più del 10%, è del 38% a livello di giovani e via dicendo. Se continuiamo a fare passaparole, giraparola, e tutte le mattine qualcuno ci ricorda che c'è la disoccupazione giovanile, vuol dire che ci vogliamo prendere in giro. Vincenzo, abbiamo finito il tempo e ci resterà indietro l'argomento delle prossime iniziative di Società Libera. Allora, noi, ma sicuramente, io voglio ricordare il sito internet www.societalibera.org, l'undicesimo rapporto sulle liberalizzazioni in Italia, è possibile acquistarlo dal sito internet di Società Libera, 22 euro comprese spese di spedizione, e con la copertina, ci mostro la copertina, e con questo qui ci salutiamo, ci diamo un arrivederci, e molto probabilmente ci vedremo il 14 di giugno con la Presidente, la nuova Presidente di Società Libera, e con questo saluto tutti i nostri web ascoltatori, ti ringrazio sempre per la tua cortesia, e auguro a tutti una buona serata. Arrivederci a tutti. Linea alla regia.